dicevo che volevo ringraziare innanzitutto l'archivio dialistico di Pierre Santo Stefano che mi ha offerto l'opportunità di lavorare a questo progetto per me molto stimolante. E la professoressa Patrizia Gabrielli per il lavoro instancabile e prezioso che ha svolto in questi mesi come coordinatrice responsabile scientifica del progetto. La rivista satirica Il Cantachiaro pubblica a ridosso dell'apertura dei lavori della Costituente una vignetta nella quale due passanti osservano davanti a Palazzo Montecitorio l'ingresso delle Costituenti e dei Costituenti e commentano: sono le coppie di onorevoli che vanno in camera. L'allusione è chiara e se non fosse sufficiente ci soccorre la rappresentazione delle deputate come giovani donne procaci, vestite con abiti corti e civettuoli che conferiscono visibilità alle zone erogene. Accanto alla straordinaria novità della presenza delle donne nei palazzi della politica istituzionale, l'autore coglie un secondo dato. Vi sono donne e uomini che rivestono la stessa carica pubblica e sono nel contempo compagni di vita. Un intreccio tra pubblico e privato che sollecita la curiosità anche morbosa della stampa e dell'opinione pubblica che nell'Italia del dopoguerra si cimenta con queste novità.